mattina, amici di Mercato Totale, e buona mattina a Ezio Galli qui davanti a me, e buon anno a tutti quanti, ovviamente. Buongiorno, buon anno a tutti quanti. Speriamo sia un anno, almeno dal punto di vista della guerra, che cambi veramente qualcosa. Ce lo auguriamo tutti. Certo, allora Ezio, hai l'onore di dare il là alla nuova stagione di Mercato Totale. Benvenuto, sono molto contento. Tu rappresenti diciamo il cuore dell'interesse di Mercato Totale, perché il commercio elettrico è quello su cui si basa gran parte della fortuna di Mercato Totale. Quindi sei l'uomo giusto al posto giusto questa mattina. Ezio, parliamo brevemente del passato, perché dobbiamo dire, come con i numeri che tu possiedi, non mi riferisco tanto al mese di novembre, che ormai è già lontano, ma complessivamente, come è andato questo 2021? Ma allora, sicuramente il 2022 è stato un buon anno, a dispetto di tutte le paure legate alla guerra quando si è aperta il 24 febbraio del 2021, del 2022. Ovviamente ci ponevamo delle domande, però poi alla fine devo dire che l'anno è stato un ottimo anno per tutte le aziende. Sicuramente è stato un anno con due velocità diverse. Il fotovoltaico ha viaggiato in maniera molto importante. Considera che ha superato, almeno in alcune regioni, in altre l'ha pareggiato, in alcune regioni, per esempio la Lombardia, il fotovoltaico ha superato in termini di peso sul fatturato globale, ha superato i cavi, e sai che i cavi per noi sono il primo, diciamo, comparto in termini di peso, no? Quindi, tanto per darti l'idea di quanto il fotovoltaico abbia inciso molto sull'andamento di tutto il mercato. Come sai, abbiamo deciso di misurarlo proprio per avere una situazione chiara. Infatti, se andiamo a guardare tutto quello che non è fotovoltaico e tutto quello che non è cavo, diciamo, il mercato registra un più 17. I dati sono sempre quelli di novembre, perché, come puoi ben sapere, dicembre usciranno adesso a gennaio, chiaramente. Sì. E quindi non possiamo assolutamente lamentarci. Credo che sia stato un anno in cui tutti hanno lavorato bene. C'è stato almeno un po' di preoccupazione, che però è rientrata quasi subito per le questioni finanziarie legate alle cessioni dei crediti, no? Sempre legate al fotovoltaico, perché, come sai, c'è stato a luglio un blocco di queste cessioni dei crediti, quindi qualche installatore si è trovato in una situazione un po' difficile nel dover onorare gli impegni con noi in generale. Però poi la cosa è rientrata, il governo l'ha fatta rientrare velocemente, quindi tutto ok. Senti, ma ti chiedo un'opinione politica a questo punto. Tutto quello che ha fatto il governo, e si è concluso con l'approvazione di fine anno, ha portato dei benefici al vostro settore o no? Ma allora il discorso del 110% l'hanno ridimensionato, no? Che da un certo punto di vista credo che avesse una logica più che i fatti, perché veramente il 110% mi sembrava un po' una cosa non tanto logica. Quindi credo che le cose vadano avanti, però per noi quest'anno io credo. Vedremo un po' un cambio di rotta del fotovoltaico, cioè nel senso che ci saranno ancora i lavori, perché come ben sai, nel 2022 il fotovoltaico voleva dire residenziale e qualcosa di terziario, perché era proprio legato a questo 110%. Qualcosa nel residenziale andrà avanti ancora, però se le componenti energia continuano a mantenere dei livelli di prezzo così alti, noi abbiamo già avuto richieste da parte di aziende che vogliono installarsi gli impianti fotovoltaici, perché evidentemente non esiste più ovviamente il conto energia come c'era una volta, che ti faceva rientrare dell'investimento fatto, ma oggi è il costo dell'energia che ti fa rientrare in termini abbastanza veloci dell'investimento fatto. Allora, se si innesca questa cosa, il fotovoltaico potrebbe assumere ancora di più
una misura e una dimensione nettamente superiore, perché immaginati un'azienda, le potenze che mette in gioco sono nettamente superiori rispetto a quelle di un residenziale o di un terziario, chiaramente. Ho capito. Senti, tu hai parlato appunto del numero del fotovoltaico, di quello dei cavi. Ecco, i numeri adesso vanno definitivamente bene? Sono tutti d'accordo? Non sono allora, sai, allora, come tu sai, la rilevazione è una rilevazione molto complicata, no? Cioè, coinvolgiamo talmente tante aziende, talmente tante cose, che dirti per certo che i numeri sono, però abbiamo messo in campo nell'ultimo periodo un'azione mettendo un po' Metel a guardia di tutte le analisi, mentre prima diciamo la responsabilità delle dichiarazioni dei dati era lasciata alle singole aziende o ai singoli consorzi, se vuoi, perché poi sai che i consorzi accumulano un po' i dati dei loro associati. Adesso è partito proprio, credo, con la rilevazione del dato di novembre, c'è questo nuovo sistema dove Metel fa da garante e verifica e controlla, entrando nel merito, sempre in forma sempre ovviamente riservata e nei modi giusti, evidentemente, ma abbiamo messo questa nuova figura che dovrebbe garantire un miglior valore del dato. Lo stiamo a vedere, perché ti ripeto, è partito proprio con la rilevazione del mese di novembre. Vedremo adesso se darà i risultati sperati, però di massima i grandi numeri sono sempre tornati. Senti, i rapporti con il mondo idrotermosanitario, avevate avuto qualche incontro? Sì, abbiamo avuto l'incontro a fine novembre, sai, lì ci siamo lasciati un po', vogliamo conoscerci di più, ci siamo invitati reciprocamente ai reciproci eventi che ci sono stati, cominceremo a conoscerci un po' di più, ripeto, non è che voglio dire, cioè non, con questo non voglio dire siamo più bravi noi, sono più bravi loro, però di fatto, cioè, noi abbiamo dato la massima apertura, sono loro che hanno qualche dubbio ancora su cosa fare, su come vederci, e quindi volevano un po' ragionarci. Senti Ezio, vedo però che Angaiser si dà molto da fare per fare squadra con altre associazioni, per fare attività poi nei confronti delle istituzioni. Ecco, voi come siete? Un po' isolati oppure state cercando di... No, allora, noi... Allora, intanto, come tu sai, l'attuale consiglio direttivo è scaduto e quindi sta portando avanti qui mi stanno comparendo davanti. Va bene. Sono io che ho pasticciato, chiedo scusa. Va bene. L'attuale consiglio sta portando avanti, chiamiamola così, l'ordinaria amministrazione, in attesa del rinnovo delle cariche, che avverrà presumibilmente intorno ai primi di marzo, perché dobbiamo approvare il bilancio 2022, che è di competenza di questo consiglio, dopodiché ci sarà il rinnovo delle cariche, ma se vuoi poi ne parliamo un po' più dettagliatamente. Di fatto, di sicuro, io, se dovessi ricandidarmi, uno dei punti del programma che voglio portare avanti è quello di provare a fare un po' di lobby politica, e per fare questo, al di là di individuare qualcuno che si sappia muovere nei palazzi giusti, nei palazzi della politica, quindi devi trovare qualcuno di specifico, dare un incarico specifico a qualcuno, però non ci dispiacerebbe agganciarci evidentemente ad altre associazioni. Ora, se Angaisa ci vuole bene, se no c'è Federcommercio, ci sono altre associazioni su cui muoversi, e quindi staremo a vedere. Agnes stessa ha tutto l'interesse a muoversi insieme a Prosiel per tutto un discorso legato alla sicurezza dell'impianto elettrico, no? Quindi anche quello potrebbe essere un modo per muoversi. Ho capito, vedremo. Allora, concludiamo l'argomento che tu in parte hai già avviato, cioè quello delle elezioni. Mi pare che saranno a marzo.
Sì, allora l'idea inizialmente era di votare a gennaio addirittura, no? Cioè farlo velocemente, perché noi formalmente siamo scaduti a metà dicembre, proprio il giorno più o meno dell'evento, poi subito dopo l'evento che abbiamo fatto a novembre. In realtà, giustamente qualcuno ci ha fatto notare, ci ha detto, beh, però scusate, avete un bilancio che è di vostra competenza, perché chiaramente l'avete gestito voi il 2022, quindi dovete arrivare fino all'approvazione del bilancio prima di poter emettere nuove, fare nuove elezioni. E il bilancio abbiamo chiesto al nostro commercialista, pur essendo un bilancio semplice, perché non siamo una società e quindi è molto più veloce, però sai, ci sono comunque delle situazioni burocratiche, chiamiamole così, per cui lui ci ha detto prima entro la prima decade del mese di marzo potremo fare l'approvazione del bilancio. Fatta l'approvazione del bilancio, in contemporanea si farà l'elezione. Quindi di fatto adesso magari do un po' un anticipo che però sarà ancora da verificare. L'idea è quella di aprire le candidature per la posizione di presidente, per la posizione di consigliere, credo intorno al 20 di gennaio, per chiuderle intorno al 10-12 febbraio, questa raccolta delle candidature, in modo tale che poi ognuno possa presentare un proprio programma, ci sia il tempo per poterlo divulgare a tutti gli associati, e in modo tale che gli associati possano arrivare a marzo con cognizione di causa per eleggere il nuovo consiglio. Ecco, mi pare che tu sia, anzi avete pure cambiato, se non sbaglio, il vostro regolamento, sia disponibile per essere ricandidato, insomma. Beh, sì, E non mi pare, tra l'altro, per visto altro. Di fatto l'evento è stato l'evento, cioè l'evento è stata poi la conseguenza di quella che è stata la mattina, che era la nostra assemblea, che ha modificato di fatto lo statuto, perché era stato già suggerito allora da Guido addirittura, e poi ovviamente portato avanti da tutto il resto del Consiglio, ritenendo un po' superato, e abbiamo fatto anche fare una valutazione allo studio legale, che dice: ma mettere dei vincoli, voi non siete sicuramente una carica politica come è un sindaco o cose del genere, per cui è meglio mettere dei limiti. Ovviamente ai tempi era stato messo questo limite per cercare di sollecitare un po' un ricambio all'interno della presidenza. Però di fatto non ha senso mettere questo vincolo di 2 mandati, perché comunque il presidente viene eletto dall'assemblea, se l'assemblea lo elegge, lo elegge, se l'assemblea non lo elegge, non lo elegge, e fine del cinema. Quindi è stato. Ma proprio per questo motivo, perché non ha più senso che invece di proporsi le candidature che possono anche dar vita a situazioni antipatiche e contrapposizioni per pesare di più o di meno, perché non proponi tu una squadra che abbia una logica? Allora, è previsto anche, abbiamo regolamentato questa cosa, perché di fatto le 2 elezioni mie, ma anche quella di Giampaolo, se non ricordo male, di fatto sono state fatte presentando, cioè il presidente ha presentato una sua squadra. Quindi l'avvocato ci ha detto: se è una prassi che avete già utilizzata, è più corretto inserirla nello statuto. Per cui l'altra modifica all'interno dello statuto è proprio che adesso è prevista la possibilità da parte del presidente di presentare una sua squadra, che non vuol dire che se il presidente viene eletto, automaticamente viene eletta la sua squadra, perché comunque l'assemblea ha facoltà di votare. Magari io presento 5 candidati, l'assemblea ne fa passare 3 e 2 non li fa passare, per esempio, no? Non lo so. Quindi, però, è di fatto c'è questa possibilità. Io adesso vedrò come muovermi, cosa succederà. Lo dico in maniera molto, io sono abbastanza trasparente. Se non ci sono altri candidati, che si presentano alla presidenza, allora proverò a presentare una mia squadra. Se ci sono altri candidati che si presentano alla presidenza,
lasciamo liberi tutti. Ma il presentare una mia squadra, ribadisco il concetto, è solo il dire: a me piacerebbe lavorare con queste persone. Bisogna tenere conto dell'altra modifica che è stata fatta all'interno dello statuto, che è più che una modifica, una raccomandazione che è stata inserita, dove praticamente nel eleggere il consiglio l'assemblea deve tener conto degli equilibri e di tutte le forze che sono rappresentate all'interno della federazione sul mercato. Quindi è chiaro che se io dovessi presentare un'eventuale mia squadra, devo tener conto di questo tipo di suggerimento che lo statuto prevede. Senti, ma per esempio prevedete un solo vicepresidente o avete idee? Non ho idea, no, io al momento non ci ho ancora pensato. Pensando a quello che è successo però forse nel passato, forse sarebbe meglio fare almeno due vicepresidenti. Sarebbe una buona idea, così tutti sono coinvolti, tutti contenti. Infatti, però non lo so, dipende. Va bene, senti, ma in un prossimo collegamento allora avremo occasione di addentrarsi in questo... Sì, vedremo, magari facciamo... Io credo che le candidature più o meno verranno chiuse intorno al 10-12 febbraio. Subito dopo lì si vedrà chi rosa si è presentata e quindi lì si cominceranno a delineare un po' diciamo i giochi per l'elezione. Da lì si potrà capire un po' di più che come ci si intende muovere in buona sostanza. Già mi hai dato una data oltre la quale potremo collegarci per capire cosa andrà a succedere. Allora. Perfetto, va bene. Grazie. Okay. Grazie. Ovviamente se succede qualcosa prima ci sentiamo. Senz'altro. Grazie a tutti e me ne approfitto per augurare a tutti un sereno 2023. A tutti. Anche grazie Ezio, buona giornata. Saluto.